contrastare le malattie trasmesse dalle zanzare è uno degli obiettivi che la scienza si è imposta già dal secolo scorso. È questo, quindi, l'obiettivo del progetto coordinato dal professor Guido Favia della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, che sta studiando le interazioni tra diverse specie di zanzare e due batteri che sembrano mostrare delle qualità che permettono la messa a punto di alcuni strumenti e strategie per il controllo di malattie, quali ad esempio malaria, febbre gialla e Zika. Il progetto è, diciamo, stagionalmente abbastanza attuale perché riguarda fondamentalmente le zanzare. Quindi, diciamo, l'obiettivo, quello più a lungo termine, è quello di contrastare le malattie trasmesse da zanzare. Zanzare purtroppo trasmettono molte malattie, dalla malaria alla febbre gialla, dallo Zika alla chikungunya. Più nello specifico, noi stiamo studiando le interazioni tra le zanzare e due batteri che sembrano avere delle qualità che permettono la messa a punto di alcuni strumenti per il controllo di queste malattie. Questi batteri, uno si chiama Wolbachia, è un batterio che è studiato da molti anni. Questo batterio, quando viene preso e messo all'interno di zanzare che non hanno lo stesso batterio, induce, diciamo, dei cambiamenti nella biologia dell'ospite, e alcune di queste zanzare, ricevendo questo batterio, non sono più capaci di trasmettere patogeni. Questo, per esempio, è stato ormai accertato con la dengue. E poi c'è un altro batterio, che è quello con cui tradizionalmente lavoriamo noi, l'abbiamo isolato anni fa, che si chiama Zaia, che invece può essere in qualche modo, diciamo così, manipolato per far esprimere delle molecole che abbiano azione contro il patogeno. Il problema è che non si capisce, o non del tutto, prima di cominciare a studiarlo in maniera un po' più sistematica, appunto col progetto Micene, quanto questi due batteri si piacciono meno, e quindi quanto le due azioni possono essere sinergiche o addirittura andare in contrasto, e questo può essere un problema. Quindi Micene fondamentalmente ha studiato le interazioni, ha cercato di capire in quali zanzare, diciamo così, i due batteri si piacciono e in quale zanzare invece i due batteri tendono a competere in maniera negativa, e quindi, diciamo, è un obiettivo a medio termine che si inserisce in quell'obiettivo più grande a lungo termine, e i risultati che abbiamo avuto sono risultati, secondo me, positivi, perché appunto abbiamo potuto catalogare le zanzare in funzione dell'interazione di questi due batteri, e quindi adesso diciamo, siamo nelle condizioni di poter sviluppare strategie più efficaci a secondo dell'insetto vettore. I gruppi che hanno lavorato di Unicam sono fondamentalmente il nostro gruppo qui, il gruppo del professor Angeletti, il gruppo della professoressa Petrelli, e poi in maniera un po' più limitata i gruppi della professoressa Prezioso e della professoressa Giulio Dori. Poi abbiamo avuto delle interazioni con un gruppo di Glasgow del professor Sinkins, con cui tradizionalmente collaboriamo, ma poi all'interno di questo gruppo consolidato le attività hanno permesso di interagire con gruppi, per esempio la professoressa Bonizzoni a Pavia, con la quale poi, su uno sviluppo laterale del progetto Micene, abbiamo sviluppato un PRIN che è stato finanziato, e poi c'è un rapporto tradizionale con i gruppi di Roma La Sapienza della professoressa Della Torre e di Milano del professor Bandi, con cui, diciamo, le interazioni di lavoro sono sempre orizzontali, quindi un po' tutti i progetti che noi facciamo alla fine hanno dei livelli di sovrapposizione.